7x4, il magazine multimediale delle Marche. Continua il nostro cammino nel mondo della manifattura marchigiana. Questa volta siamo andati a Falconara a conoscere una famiglia e un brand che da 3 generazioni produce maglieria di qualità. Tommaso Bilancioni, amministratore delegato Gente di Mare Fly 3. Allora, Gente di Mare nasce nel 1989, mentre il marchio Fly 3 lancia nel 1979, quindi 10 anni prima. Siamo un maglificio da 3 generazioni perché è iniziato mio nonno, è iniziato prima di tutti, quindi nel 1950. Poi hanno proseguito mio zio e mio padre insieme. Io sono entrato in azienda nel 2002, poi mi sono fermato un paio d'anni per fare altre esperienze, diciamo, sono rientrato in azienda nel 2014. Ogni generazione sicuramente ha portato delle novità in azienda, quali quelle dell'ultima? Quando siamo rientrati siamo dovuti ripartire quasi da capo, perché poi i miei parenti, papà e zio, erano un po' stanchi e quindi abbiamo fatto un'operazione di turnaround totale, perché siamo ripartiti con una nuova distribuzione, siamo ripartiti con una collezione diversa rispetto a quella che era prima, ma semplicemente aggiornandola. Nuovi clienti, nuovi agenti, nuovi canali distributivi, nuovi showroom, quindi siamo ripartiti, diciamo, come abbiamo tirato una riga, e siamo ripartiti quindi dalla maglia, che era il nostro core. Noi abbiamo continuato a sviluppare il total look, ma abbiamo sempre più focalizzato nella maglia. Siamo arrivati oggi, nel 2020, in cui, diciamo, la maglia è l'85% del nostro fatturato, quindi siamo ripartiti proprio dalla maglia, e siamo ripartiti da un brevetto che abbiamo depositato nel 2016 di una maglia senza cuciture, reversibile, bicolore, che ci ha permesso di essere veramente unici sul mercato. In un quadro che vedeva numeri in crescita è arrivata la pandemia. La pandemia è arrivata in un momento molto particolare, perché a marzo noi abbiamo la seconda parte della campagna vendita invernale, quindi dove acquisiamo ordini per il marchio di proprietà, mentre per fortuna avevamo quasi chiuso la campagna ordini della produzione, quindi della produzione conto terzi. Quindi noi abbiamo iniziato un anno 2020 con un budget che doveva avere 35% di fatturato di aumento rispetto al 2019. A febbraio eravamo più 9, e poi è successa la pandemia con la chiusura, e quindi chiaramente con 2 mesi con fatturati a zero, ma soprattutto noi era una stagione in cui eravamo andati molto bene come produzione, avevamo fatto il doppio rispetto all'anno scorso. Chiaramente appena arrivata la pandemia è stata drammatica, perché il nostro cliente più importante, che è un cliente tedesco appunto, che fa il 30% del nostro fatturato quasi, ci ha annullato l'80% dell'ordine. Poi cosa è successo? Perché in Germania è arrivata un po' dopo rispetto a noi, quindi quando hanno iniziato a annullare noi avevamo già vissuto il periodo più brutto. Poi però hanno riaperto prima, quindi appena hanno riaperto i negozi, la settimana prima mi ha ripristinato totalmente l'ordine e eravamo chiusi. Quindi noi avevamo sempre il doppio della merce da consegnare, perché erano quelle, con l'azienda chiusa che non poteva operare. Era un problema enorme, tuttora lo è, perché abbiamo le consegne in luglio e settembre, ma senza 2 mesi di produzione. Un quadro attuale tutto sommato positivo, ma con una minaccia preoccupante a partire da settembre, con la speranza che il governo prenda decisioni che tengano conto delle specificità del settore. Le misure dello Stato prevedono per esempio la cassa integrazione del Covid fino a settembre, di cui una parte fino a agosto noi non ci facciamo nulla, perché cioè, dobbiamo lavorare, stiamo facendo straordinari, cioè non abbiamo bisogno ora, ne avremo bisogno, ma tutto il nostro settore più o meno sulla fine dell'anno. Quindi speriamo vivamente che queste cose verranno modificate ed erogate fino a fine anno. C'è la percezione derivante dalle situazioni pratiche che il governo sia di poco aiuto. Tutto quello che c'è è poco utilizzabile. Cioè, pensi alle banche che non hanno tolto la valutazione del merito creditizio, quindi noi andiamo in banca, facciamo una pratica come sempre. Poi per fortuna siamo un'azienda che da 35 anni paga tutti, quindi le banche non ci fanno grossi problemi, ma non ci fanno problemi per noi, non per lo Stato. Ma nonostante tutto, la voglia di fare impresa rimane sempre forte. Abbiamo appena aperto un negozio a Sirolo, proprio per contrastare, crediamo che sia il momento proprio di metterci in gioco in questo momento, bisogna veramente rivoltare quello che hai fatto fino a prima, e noi abbiamo solo uno spaccio aziendale qua a Falconara. Però crediamo tanto più oggi, nei periodi di crisi, si ritorna a comprare il prodotto di valore. Per concludere, un consiglio al governo per dare un aiuto al Made in Italy. Un aiuto al Made in Italy, non solo nella moda, può essere dato solo dalla riduzione del costo del lavoro, cioè noi viviamo di mano d'opera, anche se sono pochi i provvedimenti, devono andare in quella direzione. 7x4, il magazine multimediale delle Marche.